Ciao e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Pasticciando si impara. Io sono Gianmarco e oggi vedremo una ricetta che mi è stata consigliata da un mio iscritto. Nell'ultimo video, ovvero quello dei brownies al cioccolato, Alessandro Balla, PRM, mi ha suggerito di fare due ricette, ovvero la ricetta dei cartucci e la ricetta della torta di carote. Visto che comunque stavamo facendo un discorso, no, dei dolci americani, ho deciso quindi di prendere la palla al balzo e di presentarvi oggi la ricetta della torta di carote. Torta di carote che ha un innumerevole quantitativo di ricette svariegate nel mondo. Persino noi in Italia abbiamo un sacco di ricette di torte di carote. La torta di carote però ha un'origine molto più distante, ovvero in Inghilterra, dove troviamo questa torta di carote che nasce dal fatto che comunque le carote dentro le torte diano un sacco di sofficità, no? Rilasciando umidità in cottura e dolcezza, quindi non c'era bisogno di altro se non delle carote stesse, un po' di farina e un po' di uova per creare un dolce che comunque fosse davvero ricco e buonissimo. Poi dopo è stato copiato, no? È stato trasportato questo dolce, questa carrot cake, in America, dove addirittura oggi le vediamo nelle torte di matrimonio. Americani che piace un sacco questa torta di carota, che viene sempre rivisitata, sempre di più arricchita e che alla fine trova il giusto equilibrio in quello che può essere un qualsiasi dolce di un qualsiasi momento della giornata. Quindi abbiamo questa carrot cake tipica americana che ha un gusto davvero davvero inimitabile e unico nel suo genere. Oggi andremo a vedere però una torta, una carrot cake, che però è una mezza via, una ricetta tipicamente inglese, che quindi poi dopo può essere anche trasportata nel modello americano nel caso in cui si facciano alcune modifiche, e che quindi noi andremo adesso a vedere insieme. Ma prima di cominciare a vedere i nostri ingredienti, mi raccomando, guardate qua sotto in descrizione, ho lasciato un sacco di link utili per gli accessori indispensabili per la cucina e la pasticceria. Mi raccomando, dateci un'occhiata. In descrizione troverete anche il link del nuovo canale Instagram del canale, ovvero Pasticciando si impara. Ho voluto separare il canale Instagram di Forno Free Silvana e di Pasticciando si impara, perché così posso tenere un tono in una parte e un tono in un'altra, e in quello di Pasticciando si impara posso essere molto più vicino a voi, creando molto più contatto, che è quello che poi alla fine ci tengo di più. Quindi adesso mettiamoci il grembiule e incominciamo. Si impara. Allora, quello di cui avremo bisogno sono 150 g di zucchero semolato, 40 g di farina di grano tenero 00, 130 g di carote grattugiate. Io le ho grattugiate con una qualsiasi grattugia, poi dopo voi se volete tagliare a pezzettine e metterle un pochino nel mixer va benissimo. Comunque a noi importa che siano mixate o comunque tagliate sottili. A julienne secondo me è il modo migliore, perché così quando sono dentro l'impasto, dopo la cottura, quando l'andremo a mangiare, si sentirà davvero appieno il gusto delle carote. Poi 3 uova, ho già diviso albume e tuorlo. Qua abbiamo 100 g di nocciole, 50 g di mandorle, e qua abbiamo mezza bustina di lievito in polvere per dolci, ovvero 8 g. Ci servirà poi della cannella. Invece il materiale di cui avremo bisogno è una ciotola grande, come sempre, le nostre fruste elettriche, abbiamo bisogno del retino per setacciare la farina, perché in questo dolce è davvero importante setacciare la farina, un leccapentola come sempre, poi abbiamo uno stampo, a cenere ci facilita un sacco il compito di far uscire la torta dal nostro stampo, già imburrata, già infarinata. Questo è uno stampo da 20 cm. Possiamo andare a iniziare con il primo passo del procedimento. Il primo passaggio per fare la nostra carrot cake è andare a prendere i nostri 3 tuorli, iniziarli un po' a sbatterle e aggiungerci tutto quanto lo zucchero. Come secondo passaggio andiamo a prendere il nostro farina, il nostro lievito, li uniamo nella stessa ciotola, li andiamo a unire un po' e andiamo a setacciarla e a unirla al nostro impasto. Con le fruste continuiamo ad amalgamare. Una volta che avremo unito la nostra farina, il composto sarà abbastanza duro. Possiamo quindi andare ad aggiungerci i vari altri ingredienti, ovvero quelli che andranno a comporre il gusto e il sapore principale del nostro dolce, ovvero andiamo ad unire le carote e andiamo a dare una piccola frullata. Adesso, prima di andare a unire le nocciole e le mandorle, andiamo a dare una piccola spolverata di cannella, ecco qua, non esageriamo, e adesso via di nocciole e via di mandorle. Adesso possiamo di nuovo continuare ad amalgamare il tutto con le nostre fruste elettriche.
Una volta che avremo amalgamato anche le nocciole e le mandorle, il nostro impasto risulterà così. È diventato assolutamente più morbido dell'impasto di prima, di solo uova, zucchero, farina e lievito, perché comunque aggiungendo degli ingredienti che hanno una grande percentuale di olio e acqua al loro interno, fanno sì che il nostro impasto guadagni di umidità. E gli odori e i sapori che sprigiona questo impasto sono davvero unici e davvero buonissimo il contrasto tra la cannella e il tostato delle nocciole. Quindi è un dolce davvero semplice da fare, ma carico di sapori e gusti unici. Andiamo a completare la nostra carrot cake con l'ultimo passaggio, ovvero andiamo a prendere i nostri 3 albumi e li andiamo a montare a neve. Per riuscire a montare perfettamente i nostri albumi a neve ferma, ho continuato a girare la ciotola in cui sono riposti i nostri albumi. Andiamo anche sotto, non andiamo a prendere solamente il centro e i lati, dobbiamo montare tutto quanto il composto omogeneamente, se no dopo ci ritroveremo che alcuni albumi sono montati, altri no. Come facciamo a sapere se un albume è montato bene a neve? Beh, se girando la ciotola non va giù niente, vedete? È perfettamente montato. Ok, adesso andiamo a fare il nostro ultimo passaggio, quindi andiamo a prendere i nostri albumi montati a neve. Guardate qua, questo è montato bene a neve, perfetto. E andiamo a mescolare dal basso verso l'alto e andiamo a incorporare i nostri albumi. Continueremo quindi ad amalgamare dal basso verso l'alto il nostro impasto finché tutti quanti i vari blocchi, no, di albume a neve ferma non si saranno incorporati nel nostro impasto. Finiti di incorporare i nostri albumi, il nostro impasto avrà questa consistenza qui. È un tripudio di colori e di sapori. Adesso andiamo a prendere il nostro stampo e ci andiamo a versare tutto quanto il nostro impasto. Adesso andiamo a infornare. Dopo aver versato il nostro impasto dentro al nostro stampo a cerniera, la possiamo quindi infornare. Allora, forno statico 190 gradi per 40-42 minuti. Mi raccomando, la carrot cake è una torta che deve cuocere tanto, che rilascia molta umidità grazie alle carote, quindi acqua, però dobbiamo anche stare attenti a non eccedere troppo. Quindi quando siamo verso i 36-37 andiamo a dare un'occhiata, no? Deve diventare di un colore che sia scuretto, ma non troppo, cioè non deve bruciare i bordi. Quindi mi raccomando, controlliamo sempre i nostri dolci qualche minuto prima della fine dei tempi di cottura. Se invece abbiamo un forno ventilato, il ventilato cuoce 20 gradi in più di quello statico, quindi invece che 190 gradi andiamo a cuocere a 170 gradi e manteniamo gli stessi tempi di cottura, quindi diciamo sui 40 minuti. Ci vediamo fra pochissimo quando sarà uscita. Ed eccola qui la nostra carrot cake appena tirata fuori dal proprio stampo. Come avete potuto vedere, il passaggio tra cotta e bruciata è un attimo, quindi mi raccomando, state sempre attenti nei minuti finali di cottura alla nostra torta in forno. Allora, la nostra torta non si vede cosa c'è all'interno, quindi adesso lo andremo ad aprire. Andremo ad aprire la nostra torta e andiamo a vedere com'è dentro. Allora, andiamo ad analizzare la nostra carrot cake. Grazie alle carote e agli albumi montati a neve, guardate come è soffice la nostra torta. Potete già immaginare come mai in America la utilizzino come base, come pan di Spagna, però più saporito, nelle wedding cake, ovvero nelle torte matrimoniali. È davvero vero morbida, vedete, morbida, soffice, e gli odori sono davvero eccezionali. Allora adesso andiamo a tagliare, così andiamo a vedere anche l'interno. Questo è l'interno della nostra carrot cake: carote, mandorle, nocciole. Sono andato ad aprire la nostra torta anche in auge del fatto che se non si apre non si vede, non si capisce com'è veramente all'interno. È davvero un dolce semplice con ingredienti genuini che insieme portano un'esplosione di gusto ogni boccone che noi la mangiamo. Carrot cake può essere mangiata all'americana con come se fosse tipo un pan di Spagna nel wedding cake, può essere anche farcita all'interno, tagliata a metà e messa dentro della panna mascarpone, una qualsiasi faccia che vogliamo noi, e può essere anche ricoperta di sopra con panna mascarpone, crema al burro, quello che vogliamo.
e la renderemmo ancora più americana di quello che non è già. Direi di aver detto tutto quanto sulla nostra carrot cake. Solo un'ultima cosa, la possiamo spolverare di zucchero a velo sopra prima di presentarla? Magari non vogliamo presentarla così a nudo e vogliamo fare una figura un pochino maggiore, possiamo tranquillamente spolverare la zucchero a velo e magari qualche grattugiata di carota, così diamo quel tocco finale in più. E ringrazio di nuovo il mio iscritto Alessandro Balla PRM per il suggerimento, è stato davvero azzeccatissimo e molto apprezzato da me, e spero apprezzato anche da voi che state guardando questo video, perché è davvero una ricetta fantastica e unica che è da replicare assolutamente. Mi scuserete per questa piccola assenza, questo video è uscito abbastanza tardi rispetto all'ultimo dei brownies, sto cercando di trovare ancora il mio ritmo, sto cercando comunque di portarvi ricette che siano abbastanza semplici e ragionate, e che non siano troppo elaborate o comunque non subito, e che comunque possano essere adatte ai tempi, le stagioni che ci sono adesso. Prossimamente comunque ci sarà a brevissimo il video della festa della mamma, perché domenica sarà la festa della mamma, quindi mi raccomando, restate sintonizzati perché ci sarà il video della festa della mamma. Spero di portarvelo il prima possibile. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like per supportare me e il canale. Commentate qua sotto se avete domande, dei quesiti, magari se volete propormi una ricetta. Io attualmente ne ho in scaletta molte, magari se è azzeccata potrei anche pensarci, magari farla insieme. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime video ricette. Vi do un saluto, un abbraccio e vi ricordo sempre che pasticciando si impara.